Benvenuti alla sedicesima parte di Final Fantasy VII e adesso dobbiamo entrare in questa caverna. Che se non sbaglio non è troppo lunga né troppo complicata. Sì, non troppo complicata, certo. Fosforo, grazie. Questo aumenta qualche statistica, ora non mi ricordo quale. Vediamo un'occhiata in giro. Beh no, non è così complicata, dai. Però ci sono due strade, non mi ricordo qual è quella giusta, se devo essere sincero. Attacchiamo normalmente, non mi fanno troppi danni, per fortuna. Ok, sti mostri sono abbastanza strani, hanno un sacco di tecniche. Magari se avessi... No, non ce l'ho ancora. O forse sì. No, mi sembra di no. C'è una materia che ti permette di... Forse Sense? Proviamo. Ah no, questo è Scan. Non c'entra niente. Debole al fuoco. Beh, grazie. Non che servisse a molto saperlo. C'era una materia che ti permette di... di mangiare un nemico e di assorbirne una tecnica. Naturalmente non puoi imparare tutte le tecniche di tutti i nemici, ma solo alcune tecniche da certi nemici. Per fare un esempio, il serpente gigante da cui siamo scappati l'altra volta, se viene mangiato in quel modo, mi sembra che venga mangiato, ora non mi ricordo. Mangiato o assorbito comunque, o salve, vi fa imparare una tecnica che adesso non ricordo. Ehi, un attimo! Che volete? Sapete chi siamo noi? I Turks, giusto? Bene, visto che lo sapete, non ci vorrà molto. È difficile spiegare ciò che facciamo. Rapimenti, giusto? Vedendo solo l'aspetto negativo, è così. Ma non è tutto qua, c'è anche dell'altro. Cioè? Ehi! Hai ragione, Rude. So che non ami le chiacchiere, perciò non sforzarti per loro. Spiegagli tu, Elena. Mi chiamo Elena e sono no una novellina. Dopo il vostro attacco a Reno eravamo rimasti in pochi. Beh, Reno mica è morto. Anche se, grazie a quello, sono entrata nei Turks. Comunque, stiamo cercando di scoprire il covo di Sephiroth. E vogliamo rallentarvi il più possibile, perché? Anche se in realtà succede il contrario, sono loro che seguono le nostre tracce. Oh, c'è anche Tseng. Elena, tu parli troppo. Mister Tseng! Evitiamo di informarli sugli ordini. Scusi, Tseng. Sapete cosa dovete fare. Ora andate e non dimenticate di fare rapporto. Oh, certo! Bene, io e Rude seguiamo Sephiroth che si dirige verso il porto di Junon. Elena, forse non mi sono spiegato. Oh! Mi perdoni! Andate e non perdete Sephiroth. Va bene! Rude si arrampica. Beh, si arrampicano tutti. Reno ha detto che intende rivedervi dopo le ferite che gli avete fatto. Vorrà mostrarvi tutto il suo affetto con una nuova arma. Un bazooka. Bene, ora... Dov'è Aerith? Non è insieme a voi? Aerith non è qui, sta con l'altro gruppo. Forse dovevo portarmela dietro, eh? Nah. Oh, portategli i miei saluti. Nah. Magari ci sarebbe stato un dialogo in più. Magari lo faccio vedere. Ricarico il file e me la porto dietro. Ho trovato un elisir. Oh, un altro oggetto. Gran pozione. E qui non sembra che ci sia altro. Di questa è la strada sbagliata. Ah, ok. Di qua. Mostri. Che cacchio siete voi? Non lo so e non lo voglio sapere. Non so nemmeno perché l'ho chiesto, visto che non lo voglio sapere. Ah, mancato.
Non mi sembra che ci fosse prima l'opzione di mancare al bersaglio, però adesso che la sua limit è diventata più potente, ha anche questo svantaggio, che può anche mancare. Barrett manca poco per salire di livello. Siamo già fuori. Aspetta, voglio tornare un attimo indietro. C'era quella strada che non ho esplorato, voglio vedere se porta da qualche parte. Non è male la musica di questa grotta. No, di nuovo voi. Allora, facciamo così. E dovrei eliminarli praticamente tutti in questo turno. No, quella ha resistito. Vai, Barret, colpiscila. Cacchio, se fa male però, eh. Prossimo combattimento devo curare tutti. Barret al 15. La strada è di qua, vediamo cosa c'è. Forse soltanto. Ah, no, la strada allora è di qua. Ok, ci sarà uno strumento. Magari una materia abbastanza potente. E voi chi cacchio siete? Dio, siete orribili. Fate una cosa, beccatevi un ciocobo. Barret potrebbe usare il limite, ma lo farà un'altra volta. Non morire, Barret. Ok, non gli fanno troppo male. Però è messo comunque abbastanza male, quello con meno vita. E questo dovrebbe ucciderli? Penso di sì. È strano che una tecnica del genere sia così potente. Ok, l'altro è rimasto vivo, non per molto. Addio! E qui, come fai a sparare se hai la palla di cannone? Vabbè. Non spara quell'arma, quindi non so come fa. Anche loro sono saliti di livello. Vediamo cosa c'è. Un etere. E una tenda. Bene, ci vediamo fuori. Ok, andiamo avanti e dovremmo arrivare. Ok, ho rimesso la minimappa perché altrimenti non riuscivo ad orientarmi. Oh, in quella parte ci posso già andare? Non mi ricordo. Mi sembra che posso già fare una cosa ora che ci penso. Che in effetti vorrei fare. Ma sì, lo farò adesso. Devo solo cercare un bosco. Quel posto credo di non poterci andare adesso. Anzi, sono abbastanza sicuro di non dover fare nulla lì adesso. Oh, ecco un bosco. E adesso mi sa che taglierò finché non trovo quello che sto cercando. Oh, finalmente l'ho trovata. Non avete idea di quanto ho girato. Beh, vi basta guardare come sono ridotto per capire quanto ho girato prima di riuscire a incontrarla. Questo avversario. Aspetta, ha un nome? Dovrei far sense per vedere se ha un nome. Proviamo. Ninja misterioso, livello 17. Non gli rimane ancora molto di vita. Per fortuna non è così forte. Ok, l'ultimo colpo. Ed è andata. Però non è scomparso, l'avrete notato. Adesso guardate cosa succede. Avviciniamoci. Gente, incredibile, ho perso! Tu, pagliaccio con i capelli a punta, un'altra volta, combattiamo di nuovo. Di nuovo. No, grazie. Pensavi di scappare via? Resta e battiti! Battiti, ho detto! Parliamone ancora. Cosa
Coraggio, che cosa succede? Siete spaventati da me, vero? Sì, sconcertati. Come pensavo, credevi fosse una schiappa, eh? Beh, comunque, buona fortuna. Quando ve la sentirete, vi darò un'altra lezione. Ciao! Vado via sul serio! Vado via davvero, sul serio! No, aspetta! Che vuoi, ancora qualcosa? È così allora? Ti serve il mio aiuto perché sono eccezionale? Tu vuoi che io venga con te? Hai ragione. Come pensavo, mi metti in difficoltà. Cosa devo fare? Ma se mi vuoi così tanto, non posso rifiutarmi. E va bene, verrò con te. Sbrighiamoci. Ehi, ehi! Aspettate, non vi ho ancora detto il mio nome! E lei è Yuffie, è un personaggio opzionale di questo gioco. Non è. Oh, ci sono gli achievement di questo gioco, è vero. Default è questo. Select, perfetto. Lo vedete quel punto di salvataggio lì? Non toccatelo in nessun modo. Perché questo personaggio è abbastanza, diciamo, malvagio. Perché se fate qualcosa di sbagliato, dovete fare esattamente quello che ho fatto io. Cioè, digli quello che gli ho detto io. Praticamente. Non toccate il punto di salvataggio perché se fate una di queste cose lei se ne andrà, semplicemente. Mi chiamo Yuffie, molto lieta! Sì, andiamo! Tutto come previsto? Tutto quello che dovrò fare un poco alla volta? Ehi, aspettate! Aspettatemi! Ok, la fatica che ho fatto per reclutarti, Yuffie. E non è nemmeno nella mia squadra adesso, vero? No, è andata con l'altro gruppo. E adesso posso arrivare al porto di cui parlavano i Turks. È qui, se non sbaglio. C'è sulla mappa. Oh, l'ho visto. Dovrebbe essere quello, vero? È un porto un po' strano e voi siete orribili. Che cacchio sono? Polli cani? Non ti girare, bravo. Ok, grazie. È stato abbastanza facile. Però non mi hanno dato tanta esperienza. Sì, è questo. È un po' strano perché non sembra un porto, ma vabbè. Beh, da qui sì. Ma cos'è questa città? Sembra in rovina. Forse. Questo è il negozio di armi? Sembrerebbe di sì. Se vedi un'arma che ti piace, meglio che la compri. Va bene, signora. No, tra l'altro Yuffie ha un equipaggiamento molto buono. Cioè, ma questo non è un negozio di armi. Perché mi dici armi? C'è Weapon Shop, ma non c'è manco un'arma? What the fuck, signore? Questa è la locanda. Direi di andare per prima cosa alla locanda perché sono messo abbastanza male. No. È questa la locanda? Non c'è nessuno però. Signora? Signora? Wow, che vento! A parte la gente della Shira, non viene molta gente qui in città. Grazie. La locanda dov'è? C'è una locanda in questa città, vero? Signora? Ai tempi della guerra la Shira costruì la città là sopra. Da allora non c'è più pesce, è tutto inquinato. Pah! Ok. No, qui è chiuso. Non so dove andare, sinceramente. Cioè, sono bloccato. Aiuto. Ok, cioè, i vecchietti mi bloccano. Dovrei andare di qua. Faccio una cosa, un attimo. Ok, sono uscito un attimo dalla mappa per usare qualche oggetto di cura e soprattutto salvare. Perché non ho salvato dopo aver preso Yuffie. Non vorrei sbagliare qualcosa. Ehi, Mister Delfino! Questo è Mister Delfino. Io mi chiamo Priscilla. Dillo tu ora. I pinguini, sì, cioè, i delfini non parlano. E voi chi siete? Siete membri della Shira in Company? No, hai capito male, noi combattiamo contro la Shira. È proprio così. Non ci credo, andate via! Grandioso.
Guardate là! Arriva un mostro, a caso, completamente a caso. Attento, Mister Delfino! Non andare verso il mostro! Brutta idea! Ehi, resisti, arriviamo! Al salvataggio! Come sei? Perché sono tutti brutti in questo gioco? Dovrebbe essere debole al tuono, se non sbaglio. Cacchio, se fa male anche. E le evocazioni gli fanno sempre... Can't reach. Non lo posso raggiungere con gli attacchi fisici? Sarà un problema. Posso provare a usare bio? Non so se funziona, però. Ah, è vero che si può usare un'evocazione una volta per battaglia. Forse facendola salire di livello, forse di più. Oh, però ti ho avvelenato. No, Quake non credo funzioni, visto che vola. O forse sì. Mancato. No, probabilmente non funziona. Uno strike. Te la stai proprio prendendo con Barret, ma in una maniera assurda, eh? Oh, devo per forza fare sul gruppo. Vabbè, fa niente. Ok, ed ecco a voi la terza limit di Cloud, l'ha imparata mentre cercavo Yuffie. E guardate. Beh, non sembra perché è uno solo, però questa tecnica colpisce tutti i nemici, non tutti i nemici, ma colpisce un nemico e i due di fianco a lui. Ah, dannazione, ho fatto schifo stavolta. Prova a rubargli qualcosa? Non so cosa fare a Cloud. No, non ci può arrivare nemmeno per rubare. Beh, visto che l'ho avvelenato, dovrebbe durare un po' di meno la battaglia. Lo riproviamo con terremoto? Che cacchio è successo? Perché ho colpito anche quella ball? Ah, perché quella ball era un nemico, a quanto pare. Strano. Appena tocca a Tifa, voglio provare a vedere quanta vita è rimasta a sto tizio. Big Wave. Lo usava anche un tizio di qualche parte fa, questa mossa. Vediamo quanta vita gli rimane. Livello 23. Poca, addio. Anche con questo è morto. Ah no? Oh sì. No, non è morta ancora. Ecco, adesso. What? Eh? Non l'ho capita, che cacchio è successo? È tipo sopravvissuto alla morte per un po'. Cavolo, non pensierete mica che sia morta, vero? Priscilla! Non sta respirando! Ok, aiutala! Ragazzo, il CPR! Bocca a bocca? Forza, Cloud! Ma è solo una bambina? Ma che... Cloud, cosa stai combinando? Appunto, che stai pensando in questo momento? Cosa? Non sai come si fa? Avvicinati, te lo spiego io. Credo tocchi a me. Fai un bel respiro, trattieni l'aria e poi soffiala dentro. Fai in fretta, ora! Come si trattiene il respiro in questo gioco? Premi cambio. Qual è cambio? Non so qual è il tasto cambio. Ok, ho trovato il tasto. Beh, più che trovato il tasto, ho dovuto spegnere il gioco, modificare le impostazioni e mettere un tasto giusto. Quindi ho riaffrontato il boss, ma vabbè. Scoppiano i polmoni. Ah, ok, scoppiano sul serio i polmoni, non posso andare
oltre un certo limite. Dannazione, ci mette troppo poco a muoversi la prima volta. Ok, ora devo lasciar stare, aspetto un po'. Certo che hai dei polmoni d'acciaio, Cloud. Questo pezzo è un po' strano, non ho mai capito se dipende da quante volte lo fate o da quanta aria ci mettete. Comunque non dovrebbe durare più di 2 minuti, diciamo. Ok, è praticamente il massimo, se non ti svegli adesso. Non ancora. Forse devo sul serio fare il massimo. Sinceramente non lo so. Ok, credo che sia questo il massimo, vediamo. Non ancora. Per fortuna la ragazzina non muore, cioè è impossibile farla morire. Perché altrimenti sarebbe una cosa abbastanza complicata. Dai, svegliati. Oh, finalmente. Ehi, Priscilla, ti senti meglio? Ok, seguiamoli. Ah, li abbiamo già seguiti in automatico. Qui c'era What? Dovrebbe esserci qualcosa qui. Forse ricordo male io. Forse ce la danno dopo? Forse. Ok, andiamo. Priscilla, se non sbaglio, è in questa casa. Io mi ricordavo che qua si poteva riposare. Ehi, entrate, venite pure! Ho saputo cosa è successo, avete salvato Priscilla! Vi sentirete stanchi? Se vi volete riposare, rimanete pure qui. Va bene, signora, grazie. Fate come fosse a casa... come foste a casa vostra! Mi voglio rilassare un po'. Giusto. Riposiamoci, sì. Ora che ricordo... Ancora tu! Ma chi sei? Presto lo scoprirai, ma è più importante, 5 anni fa... 5 anni fa? Nibelheim? Quando andasti a Monte Nibel, Tifa era la tua guida, giusto? Sì, rimasi stupito. Ma dov'era Tifa nel frattempo? Non so... Era una grande occasione per voi due di rincontrarvi. Hai ragione. Perché non vi poteste parlare da soli? Non lo so, non riesco a ricordarlo. Perché non lo chiedi a Tifa? Ok, ora sveglia. Ehi, svegliati, forza Cloud! O meno male, se era Barrett era da ridere. Tifa, quando io e Sephiroth arrivammo al Nibelheim, tu dov'eri? Intendi la mattina? Ancora prima? No, sono passati 5 anni, non me lo ricordo. Ma fuori succede qualcosa di strano, Cloud, usciamo. In effetti c'è una strana musica. Ok, andiamo a vedere. In questi ultimi decenni l'unica cosa di cui si parla continuamente è la Shinra. Rimpiango i bei tempi in cui si parlava soltanto della pesca. Andremo a vedere cosa succede nella prossima parte. Io termino qui questa parte di Final Fantasy VII e ci vediamo con la prossima. Ciao a tutti. Bene, ora... Aerith, da quanto tempo? Sembra che con la ricompensa di Sephiroth ti sia salvata dalla Shinra per un po'.
Cosa vorresti dire? Che dovrei essere grata a Sephiroth? No, non posso proteggerti, perciò stai attenta. Strano sentirti parlare così. Tieniti alla larga dalla Shinra.